Il nostro Paese sta aspettando da anni una nuova legge elettorale, siamo al punto d'arrivo e credo non sia giusto in questo momento inserire all'interno della proposta di legge elettorale delle osservazioni, delle considerazioni, delle proposte che sono corrette, che sono giuste, ma che non fanno parte di questa discussione. Ogni cosa ha suo posto. In questo momento la priorità è alle riforme e il Partito Democratico in questi mesi, in questi anni, non ha dormito, non si è cullato sugli allori. Ricordo che ci sono due proposte di legge che giacciono, una in particolare al Senato a prima firma senatore Mucchetti, che affronta il tema complessivo del conflitto di interessi. Quindi affronteremo questo tema, non lo vogliamo lasciare da parte, però non vogliamo neanche che in questa importante giornata, in queste importanti giornate, la discussione sulla legge elettorale venga rallentata da quello che può essere un tentativo appunto di bloccare la riforma. Riforma che vogliamo affrontare non soltanto per quanto riguarda la legge elettorale e il conflitto di interessi, la vogliamo affrontare anche per quanto riguarda la riforma complessiva dei partiti, l'articolo 49 della Costituzione. Dobbiamo avviare velocemente il treno delle riforme complessive per quanto riguarda la modifica del Senato, per quanto riguarda il titolo quinto. Dobbiamo cioè avvicinarci a quello che ci chiede l'Europa. Anche in questi giorni, ieri in particolare al nostro Premier Matteo Renzi, è stato chiesto dall'Europa di accelerare per quanto riguarda il treno delle riforme. E noi vogliamo far questo e lo facciamo consapevoli dell'attesa che c'è nel nostro Paese per questo importante momento. Quindi per questi motivi ritengo che l'emendamento vada respinto e con l'impegno, diciamo, da parte del nostro partito di affrontare nelle sedi dovute questo importante tema che è stato posto in discussione.